75 anni, ovvero 526 settimane, ovvero 27.375 giorni. Non sono numeri a caso, questa è la vita media di una persona. Hai 75 anni da vivere su questo pianeta. È tanto? È poco? Molto probabilmente stai pensando che 75 anni effettivamente sono un buon tempo per vivere. Ma se ti dicessi che hai 27.375 giorni da vivere su questa terra, che cosa penseresti? Beh, molto probabilmente penseresti che sì, sono un po' pochi, sono pochi giorni, eppure stiamo parlando dello stesso arco di tempo, né un minuto di più, né un minuto di meno. Quello che cambia veramente è la percezione che abbiamo di questo tempo. Il nostro cervello è una macchina da misurazione, misura distanze, misura il tempo. Ma molto spesso ci inganna. Minuti che sembrano ore, ore che sembrano minuti. Emozioni, ricordi e persino la temperatura corporea possono condizionare la nostra mente a darci una percezione diversa del tempo. L'esperienza del tempo è creata dalla mente. Il tempo non scorre, il tempo è. Almeno questo è quello che ci dicono i fisici oggi. Il tempo è onnipresente nella nostra vita. Abbiamo bisogno di tempo, sempre di più tempo. Desideriamo più tempo libero e non vogliamo sprecare tempo in cose inutili, in cose che non ci piace fare. Vendiamo il nostro tempo lavorando e compriamo il tempo degli altri acquistando dei beni, dei servizi. Il tempo è denaro. E i professionisti del marketing sanno bene come monetizzarlo. Lavare i panni a mano ti fa perdere tempo? Usa la lavatrice. Ma veramente vuoi impiegare tutti quei giorni a cavallo per raggiungere un'altra città? Usa la macchina, che farei molto prima. Ma cosa perdi tempo a spazzare il pavimento con la scopa? Usa l'aspirapolvere, ci metti un attimo. Ora, guardati bene intorno. La maggior parte delle cose che hai comprato, le hai comprate o per risparmiare tempo, o per dedicarti del tempo. Pensa alle pubblicità, soprattutto le pubblicità della mattina in televisione. Non vendono prodotti, no? Vendono tempo. Più tempo libero per te, meno tempo sprecato in cose inutili che non ci piacciono. Quel depilatore a pile non ti farà più perdere tempo per andare dall'estetista. Così potrai avere più tempo da dedicare alle cose che ti piacciono e avrai sempre le gambe in ordine. Ma devi comprarlo adesso, perché l'offerta sta per scadere e poi non avrai più tempo. Dai, non farci perdere tempo a fare un'altra pubblicità. Guadagna del tempo, compralo adesso. Desideriamo tempo. Compriamo tempo. Vendiamo tempo. Beh, avevi mai pensato al tempo in termini di marketing? Se ricordi, nei video precedenti ti avevo parlato di stimoli e risposte. Beh, ecco, il tempo è un forte stimolo che può condizionare un acquisto. Il marketer professionista non ti vende un depilatore, ma ti vende più tempo libero per fare le cose che ti piacciono e ti fa sprecare meno tempo in cose inutili, in cose fastidiose. E anche i miei video hanno come scopo quello di farti prendere del tempo per capire come funziona il marketing nella vita di tutti i giorni, come gli stimoli possono condizionare un acquisto. Magari ti faranno imparare qualcosa di nuovo, oppure potresti applicare queste cose nel tuo lavoro di tutti i giorni. Servono anche per farti arricchire a livello personale, perché sì, diciamoci la verità, prendersi del tempo a livello personale per imparare cose nuove è una cosa bellissima. Non dovremmo mai smettere di farlo. E anche se abbiamo soltanto 27.375 giorni per farlo, beh, ricorda che abbiamo anche 75 anni di tempo, che sono un buon tempo. Se il video ti è piaciuto, prenditi del tempo e lasciami un bel commento qui sotto. Da Marco Doria, il marketer più scorretto della rete, è tutto. Mi raccomando, non perdere tempo e monetizza!